Il sacerdote dice la frase del Battista, Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Anticamente tutti si comunicavano sotto le due specie e il diacono seguiva il sacerdote e distribuiva il preziosissimo sangue. Non parliamo nemmeno di quello che si vede oggi nelle chiese moderne, dove ormai la comunione viene distribuita da laici, spesso donne. E ricordiamo che nell'inno Sacri Solemnis, che si canta nella festa del Corpus Domini, si dice che il sacrificio è stato istituito per essere amministrato solis presbiteris, no? Perché lo prendano, perché si comunichino e poi la diano agli altri. Solis presbiteris, solo i sacerdoti, solo le mani consacrate possono toccare le sacre specie, non certo quelle dei fedeli. Ecco, quindi non parliamo nemmeno della prassi della comunione sulla mano, che si giudica da sé. Nel distribuire la comunione, il sacerdote pronuncia Corpus Domini nostri Gesù Cristi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen. Formula questa relativamente recente. Sant'Ambrogio invece diceva semplicemente Corpus Christi, cui fedele rispondeva Amen, segno di professione di fede nella presenza reale. Questo è il corpo del Signore. Dagli accoliti dovrebbe essere tesa una tovaglietta sotto il mento dei comunicandi, ma oggi spesso sostituita dal piattino. Seguono le abluzioni, il sacerdote purifica prima il calice e le labbra con del vino, che viene versato dal suddiacono alla messa solenne, poi si purifica le dita con dell'acqua temperata di vino. Anticamente questa seconda abluzione non era bevuta, ma veniva gettata nel sacrario. Dal XV secolo si è cominciato a berla, si è quindi aggiunto il vino per addolcire la crudezza dell'acqua presa a digiuno. Durante queste abluzioni si recitano due preghiere di origine medievale che impetrano una degna e santa ricezione della comunione. Le due preghiere sono queste: Quod ore sumpsimus, domine, puramente capiamus, et debunere temporale, fiat nobis remedium sempiternum. Ciò che abbiamo assunto con la bocca, Signore, riceviamo con la mente pura e da dono temporale diventi per noi rimedio sempiterno. Quindi è un dono temporale, un dono passeggero, momentaneo, perché le specie sacramentali si consumano ben presto, come il cibo che viene digerito, ma quando l'anima, il cuore e la mente si comunicano alla santità, agli esempi, alle virtù dell'ospite divino, allora gli effetti della comunione sono durevoli, ci garantiscono per sempre dai nostri mali, lasciando in noi la semenza dell'immortalità e divenendo così appunto un remedium sempiternum. La seconda preghiera, Corpus tuum domine quod sumpsi et sanguis quem potavit adereat visceribus meis, quindi il tuo corpo, Signore, che ho mangiato e il sangue che ho bevuto aderiscano alle mie viscere, queste viscere dell'anima che si è cibata del corpo e del sangue di Gesù. Sono le sue facoltà interiori, principalmente l'intelligenza, la volontà e la memoria. Quando le specie sacramentali sono consumate, rimane sempre in noi la grazia di Gesù e il suo spirito. Come il cibo materiale digerito dallo stomaco e assimilato dagli intestini, si comunica a tutti gli organismi, a tutti gli organi del corpo per portargli la forza e la vita, così domandiamo che il corpo e il sangue di Gesù digerito dall'anima si comunichi alle sue facoltà per dar loro vita spirituale
e forza divina al fine di operare soprannaturalmente e quindi con merito. Quando lo Spirito di Gesù è infuso nella memoria, essa non farà che ricordare il gran dono ricevuto e spingerà l'anima alla gratitudine. Poi, la seconda domanda, presta tutti in me non remaneant scelerum macula, quem pura et santa refecerunt sacramenta. Fa che in me non rimanga la macchia dei delitti, me che i puri e santi sacramenti hanno fatto rivivere. Per il buon sacerdote, timorato di Dio e desideroso di santificarsi, anche i difetti quotidiani diventano macchie di scelleratezza, scellerum macula. Perché un sacerdote chiamato dalla bontà paterna di Dio a partecipare ogni giorno alle grazie incommensurabili del santo sacrificio e della comunione dovrebbe avere tale delicatezza e purezza di coscienza da sentire come macchie gravissime anche le più piccole colpe, perché segno della non corrispondenza alla grazia, dovrebbe sentire come colpa la tiepidezza nel servizio dell'altare, i difetti quotidiani deliberati. D'ogni modo è certo che un sacramento così puro e così santo toglie dall'anima le macchie dei difetti quotidiani quando vi siano nel sacerdote le disposizioni interiori del pentimento e la buona volontà di santificarsi. Nessun'altra sorgente potrebbe operare questo prodigio. Solo la messa e la partecipazione al sacrificio di Gesù, che ha cancellato il peccato, ha rotto le catene della schiavitù e ha fatto brillare nell'umanità l'iride della pace e dell'alleanza. Siamo ormai verso la conclusione della messa. Dopo aver purificato e ricomposto il calice che il suddiacono riporta alla credenza, il sacerdote saluta i fedeli con il Dominus Vobiscum e recita la o le post comunione o comunioni, possono essere più di una a seconda delle feste, orazioni che supplicano Dio di far fruttificare i doni ricevuti nella comunione e nel sacrificio, preghiere ecclesiastiche che risalgono ai tempi più antichi, quindi di grande nobiltà. Poi il sacerdote saluta di nuovo e viene il momento del congedo. Il diacono rinvia i fedeli con la formula «Ite missa est», «Andate è il congedo». Da questa formula viene il termine messa per indicare tutto il rito che si è appena concluso. In altri riti sono in uso altre formule di congedo e questa è tipicamente romana. Nella messa senza gloria è sostituita dal Benedicamus Domino, così come, dimenticato di dire, nelle messe da Requiem, l'Agnus Dei è completato tutte e tre le volte dall'invocazione Dona Eis Requiem. Nelle messe da morto, l'Ite Missa Est è sostituito dal Requiescant in pace. I fedeli rispondono Deo Gratias, per esprimere riconoscenza a Dio per i benefici ricevuti. A questo punto il sacerdote recita una preghiera di origine medievale alla Trinità, il Placeat, in cui, a guisa di conclusione, egli supplica a Dio che il sacrificio gli sia gradito tanto per se stesso quanto per coloro per i quali lo ha offerto. Anticamente la messa finiva qui con l'Ite Missa Est, che poteva essere preceduto da un'orazione detta Super Populum, che serviva a invocare le benedizioni del cielo sull'insieme dei fedeli che stavano per essere congedati, orazione che oggi sopravvive nelle ferie di Quaresima. Verso l'VIII-IX secolo i vescovi presero a benedire il clero dopo essere rientrati in sacrestia, usanza che presto si spostò all'altare in modo da benedire anche il popolo. Lo scopo è quello di confermare nelle anime i frutti del santo sacrificio.
Rapidamente anche i sacerdoti vollero fare altrettanto e nacque il rito della benedizione finale. Il gesto della benedizione in modo di croce fu fatto per la prima volta da Nostro Signore mentre saliva al cielo. I vescovi benedicono facendo tre segni di croce nelle tre direzioni davanti a sé. L'ultimo Vangelo, che poi è l'inizio del Vangelo di San Giovanni, è entrato tardivamente nella messa verso il XIII-XIV secolo. Veniva recitato per benedire i malati, poiché si attribuivano adesso proprietà taumaturgiche e ancora oggi il rituale ne prevede la lettura alla benedizione dei fanciulli malati. Si cominciò a recitarlo per ringraziamento, rientrando in sacrestia, come ancora avviene la messa pontificale, poiché il popolo lo voleva sentire e molti chiedevano che fosse recitato al termine delle messe che facevano celebrare, l'usanza divenne poco a poco universale. Il testo ricorda l'eternità del Verbo dell'Incarnazione. Nelle messe lette, che non hanno particolare solennità, il sacerdote, prima di lasciare l'altare, recita in ginocchio tre Ave Maria, la Salve Regina e due orazioni, una per ottenere la libertà della Chiesa e l'altra di esorcismo rivolta a San Michele, ordinata da Leone XIII, ma in parte già prima da Pio IX per gli stati della Chiesa, per far fronte ai mali dell'epoca presente. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa di Immaculata Vergine, Dei Genitrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis Petro e Paolo et omnibus santis, da propitius pacem in diebus nostris. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa di Immaculata Vergine, Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef, eius sponso, et Beatis Apostolis tuis Petro e Paolo et omnibus santis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate ed exaltazione sante matris ecclesiae preces et fundimus, misericors et beninius exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, guarda propizio il popolo che ti invoca, populum a te clamantem, e per l'intercessione dell'Immacolata e Gloriosa Vergine Madre di Dio Maria, con il Beato Giuseppe suo sposo e i Beati suoi Apostoli Pietro e Paolo e tutti i Santi. E qui c'è una bellissima prolessi del relativo, costruzione molto elegante in latino. Esaudisci, misericordioso e benigno, in italiano è impossibile renderlo, le preghiere che ti presentiamo per la conversione dei peccatori, per la libertà e l'esaltazione di Santa Madre Chiesa, per il medesimo Cristo nostro Signore, così sia. Poi l'esorcismo, Santa Michele Arcangele, defende nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli estu presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, che per perdizionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. O Santo Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro le insidie del diavolo, contro la malizia e le insidie del diavolo. Dio gli ordini, lo chiediamo supplicandoti, Dio lo soggioghi, noi te lo domandiamo supplicandoti, e tu, principe della milizia celeste, caccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno errando per il mondo, così sia. Per disposizione di San Pio X, sempre nelle messe lette, si aggiunge infine la triplice invocazione Cor Jesus Sacratissimum Miserere Nobis.